Allora, la prima domanda del ruolo all'interno di una squadra, nella mia vita è sempre cambiata. Negli ultimi anni l'ho perfezionato, diciamo, perché all'inizio, quando sei un giovane, insegui un sogno attraverso lo sport, ti diverti. Dopo arrivi alla Serie A, dove è tutta una nuova esperienza, e vuoi diventare un giocatore di Serie A e consolidarti. Quindi magari mi è toccato giocare in una squadra di media-bassa classifica a tanti minuti, dove ho dimostrato tanto, avevo tanti possessi in mano, tanti palloni, avevo protagonismo in attacco, in difesa, dappertutto ero. E ho fatto una grande stagione. Dopodiché, dentro di me, non volevo giocare in una squadra media, tanti minuti, e avere tutti quei palloni, fare tutti quei punti. Volevo giocare per vincere. Volevo giocare in una grande squadra, una squadra che competesse ad altissimi livelli, Eurolega. Quindi quello è stato il mio sogno e mi sono chiesto cosa posso fare, specializzarmi in un ruolo. Quindi quando tu arrivi in una grande squadra con tanti giocatori, tu non puoi essere la prima donna. Ci sono tanti giocatori che hanno diversi ruoli, ci siamo tanti attori, dallo staff tecnico ai giocatori, che devono sacrificare qualcosa di personale per raggiungere gli obiettivi comuni di squadra. Altrimenti avrei continuato a giocare in una squadra di media e bassa classifica. Quindi devi lasciare qualcosa di personale per raggiungere qualcosa di più grande. Questo mi ha portato a divertirmi tantissimo, a vincere tanto e a vivere una vita veramente bella attraverso lo sport. Per me, essere un campione, non è lo stesso che essere il migliore, ok? Perché l'ho fatto l'esempio del tennis, dove c'è un ranking mondiale e il numero uno, diciamo che è il campione. Però non vuol dire che oggi è Nadal e dietro di Nadal c'è Federer. Ma Federer per me è il migliore, ma non è il campione oggi, non è il numero uno. Cioè, essere il numero uno va legato a una statistica, al risultato delle vittorie. Essere il migliore può essere anche essere la miglior versione di noi stessi. Ed è quello che dico, io non sarò mai Michael Jordan, non sarò mai Ronaldo nel calcio, però posso essere la miglior versione di me. Ed è quello che mi ha spinto sempre, quotidianamente, a lavorare con piccoli obiettivi pensando in grande, diciamo, no? Per arrivare il più in alto possibile. E questo mi ha dato tante soddisfazioni, soprattutto perché ti godi il lavoro quotidiano e lo fai con passione, con quella spinta che ti porta a farlo per bene. E sei